secondo tentativo. Salve, buongiorno, sono un candidato della lista Amnistia Giustizia e Libertà. Vorrei sapere il nostro numero di plancia, quale sarebbe? Di plancia per i manifesti elettorali, perché siamo qui a San Leo, ma sono tutti pieni gli spazi e quindi non sappiamo dove dover mettere i nostri manifesti. Noi ci hanno detto che dobbiamo rivolgerci a voi. Sì. D'accordo, grazie mille. Ci stanno passando l'ufficio elettorale. In attesa. Squilla. Pronto, buongiorno, ufficio elettorale della prefettura. Sì, salve, sono un candidato della lista Amnistia Giustizia e Libertà. Volevamo sapere qual è il nostro numero di plancia per i manifesti elettorali. Ah, ho capito, d'accordo, va bene. Ci stanno passando un altro ufficio, che questo era l'ufficio che si occupa di informatica, qualcosa del genere. Di nuovo. Buongiorno, sono un candidato della lista Amnistia Giustizia e Libertà. Volevamo sapere qual è il nostro numero di plancia, perché qui a San Leo di plancia per i manifesti elettorali. No, non abbiamo potuto partecipare. Ah, d'accordo. Amnistia, Giustizia e Libertà. Camera dei Deputati 24esima, il Senato. Da sinistra e da destra. Come? 13esimo per Senato, entrambi contando da sinistra, giusto? No, da sinistra verso destra. Sì, solo che qui non troviamo i numeri di plancia, quindi non sappiamo come fare. Quindi è un problema di ogni singolo comune questo. Ho capito. Ah, ho capito. D'accordo. Complicata a me. Aiuto, la mano. Sì. Manifesti abusivi. Ma non è meglio tu. Andate a pigliare la roba che inizia. Abbiamo. Lo sai. Ok. Ok. D'accordo, ho capito. Va bene, grazie mille. Buona giornata. Allora, il 13esimo da sinistra per il Senato e il 24esimo da sinistra per la Camera dei Deputati. Però ovviamente la situazione è questa. Mancano i numeri. Quindi contiamo un attimo il 24esimo posto, da dove quale candidato dobbiamo far fuori. Uno, due, tre.
qua. 4 occupati tutti quanti dalla destra, quindi sicuramente abusivi. 5, 6, 7 e 8 11 abusivi di sicuro. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24. Quindi questo spazio è abusivamente... è abusivo e occupato da Popolo della Libertà. Ovviamente il conto è molto relativo, perché non essendoci i numeri è ad occhio. Sono le 12.30 e noi stiamo per attaccare i due manifesti negli spazi che la legge ci attribuisce. Ripasseremo nel corso della giornata e vedremo se il nostro spazio è stato salvaguardato dall'occupazione che immaginiamo al 99,9% ci sarà da parte di altri candidati. Ma l'assurdità a cui arriviamo proprio per colpa del comune di Caserta, che ha messo delle plance elettorali, qui dietro Gianroberto, se vuoi vedere, c'è la plancia elettorale davanti dove si mettono gli avvisi pubblicitari. Ora con i manifesti, vabbè, magari non inquadrare i nomi, vabbè, quindi assurdo, cioè il comune di Caserta pretende che qui dietro vada affisso un manifesto elettorale. Okay. Sarebbe molto simpatico avere una spiegazione, sapere come si fa ad affiggere un manifesto elettorale qua dietro. Poi notiamo ancora PD, la lista di Fini, che ne occupa, vabbè, PD 3, Fini 1, 2, 3, 4. No, Paglia, Paglia. Vabbè, lista di Fini, no, con la faccia di Paglia, con lealtà, onore e per servire il paese, ecco, con l'abusivismo. Tabacci. E questo è il numero 24. E questo è il posto. Se questo nostro, molto probabilmente la camera, sì, perché, non c'è scritto nemmeno se queste sono le plance della camera o del senato. Noi andiamo, diciamo così, a intuito, e il nostro posto è il 24esimo. Non riusciamo ad affiggere il nostro manifesto perché non riusciamo a contare le plance, essendo delle plance nascoste dietro a dei spazi pubblicitari. Non riusciamo a individuare la plancia qua al Senato, la plancia numero 13. Non sappiamo dove trovarla, non sappiamo come contarla e se magari fosse dietro le plance comunali, magari tenteremo di metterla dietro le plance comunali, ma non sappiamo dove metterla proprio. È assurdo. È impossibile affiggere qui il manifesto, quindi c'è questa stato... volta dobbiamo ritirarci. Sì. Ma io davanti a questa assurdità dove è colpevole senz'altro il comune di Caserta, la lista Amnistia, Giustizia e Libertà non può affiggere il proprio manifesto. Noi non siamo degli attacchini, non lo facciamo dietro pagamento, siamo i candidati, sono Luca Bove, riprendere Gianroberto Zampella, l'inutiamo Domenico Letizia, siamo tutti e tre candidati alla Camera dei Deputati per la lista Amnistia, Giustizia e Libertà nel collegio Campania 2 e non possiamo affiggere il nostro manifesto autofinanziato, pagato con i nostri soldi. Non possiamo affiggere il manifesto perché la nostra plancia è coperta da uno spazio pubblicitario di Caserta. Sindaco Pio De Gaudio, che agli inizi di questa campagna elettorale si era espresso contro l'abusivismo dei manifesti elettorali, ma ovviamente la sua giunta, il suo comune è il primo abusivo, non ci permette di affiggere il manifesto elettorale. Sicuramente noi tutti questi video li consegneremo agli organi competenti, a questa giustizia italiana che noi vogliamo riformare.
Speriamo che i responsabili questa volta vengano davvero sanzionati, ma seriamente, che poi non esce una legge, un qualcosa, un disegno di legge che salva ancora di nuovo gli abusivi e illegali. Qui questa volta il comune di Caserta, ripeto, il sindaco Pio De Gaudio è il vero responsabile dell'abusivismo. Ci è stato impedito di affiggere il nostro manifesto. Allora, siamo in via Paolo Borsellino, alle spalle del Famila. E come possiamo ben vedere, qui c'è una sezione dedicata teoricamente ai manifesti abusivi, perché sono tutti abusivi in quanto non vi sono plance. Possiamo vedere che questi qui, come sono posizionati, sono completamente abusivi, in quanto non solo non si rispetta il numero delle plance, ma manca anche proprio la sezione dove poter posizionare i manifesti. Osservando questi manifesti a volte si cade anche nell'ironia, che a noi fa sorridere, che però dovrebbe far piangere, di quello che poi vuol trasmettere il messaggio, come possiamo vedere con Gianfranco Paglia, l'Italia onesta, che se di onestà si vuole partire stesso dalla flessione dei manifesti, come possiamo ben capire, caro Paglia, sei abusivo. La stessa cosa vale per Giambiero Zinzi, uno dei big di Caserta, che però in quanto di abusivismo ha battuto il record, almeno in questa sezione di Caserta. Però vediamo che la questione è abbastanza trasversale, appunto, sì, come dicevo. Anche voto al PD. Sì, dal PD a Nichi Vendola, all'UDC, a Fratelli d'Italia. Diciamo, in questa zona della città, quindi la partitocrazia insieme anche nell'abusivismo. Le plance non sono proprio previste, è semplicemente un pezzo di muro invaso dall'abusivismo. Sì. Continuiamo il nostro tour. Siamo a via Matilde Serao a Maddaloni e abbiamo trovato queste plance. Ovviamente non è segnalato se Camera, Senato, se sono sopra Camera e sopra Senato. E pensiamo che la tredicesima del Senato, la nostra, sia questa. E quindi abbiamo tentato in qualche modo di attaccare il nostro bel manifesto. Vediamo che in maniera abusiva PDL e FLI hanno occupato gli spazi altrui. Quindi l'ultimo. Pensiamo che l'ultimo, 24esimo, sia questo. Comunque vediamo PDL, FLI, PDL con l'ex sindaco Cerreto. Poi cos'è questo? Intesa Popolare con Grieci. E vabbè, un altro abusivo di Berlusconi. Vediamo di attaccare il nostro manifesto in quello che pensiamo sia il nostro spazio, lo spazio che ci aspetta, almeno speriamo sia quello. Ed ecco qua, quattro dei candidati della lista ammessi a giustizia e libertà. Luca Bove che sta attaccando il manifesto, Domenico Letizia che li ha attaccati per buona parte di questa serata, il sottoscritto che sta filmando Gianroberto Zampella e il nonno oggi presente Edoardo De Tommaso, che comincia contribuito tantissimo in questa campagna. Ecco questo Maddaloni, che ore sono? Sarà mezzanotte e mezza, credo. Maddaloni, mezzanotte, quindi, 00:57 del 22 febbraio, 3 minuti e l'una, sì. Abbiamo affisso il nostro ultimo manifesto a Maddaloni, via Matilde Serao,
realista, amnistia e giustizia e libertà. Una campagna elettorale sicuramente atipica, dove la presenza radicale, nonostante le mille difficoltà, c'è, non purtroppo in tutte le regioni d'Italia, va detto, è presente quasi in tutto il sud, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, è presente in alcuni, solo in alcuni, a volte la Camera, a volte il Senato al nord, come in Lombardia, o in alcuni collegi del Veneto. E speriamo che ancora una volta la presenza radicale sarà presente in questo Parlamento. Parlamento che dovrà eleggere il Presidente della Repubblica, che ci auguriamo sarà Emma Bonino. Ovviamente la partitocrazia ci impedirà questo successo, non dei radicali, ma forse dell'Italia intera, il riconoscimento di una persona come Emma, che tanto ha dato all'Italia e tanto ha dato all'Europa, e che quell'incarico sicuramente lo svolgerà in maniera magnifica. Al di là del voto e dal risultato elettorale, comunque noi come Radicali Caserta saremo sempre presenti. Siamo presenti sempre al di fuori del carcere Santa Maria Capovetre con i parenti dei detenuti. Saremo presenti a Caserta sul fronte delle famose 5 petizioni comunali, che ormai è quasi mezzo anno che il comune di Caserta non vuole discutere. E forse si partirà con una raccolta firma dell'associazione Luca Coscioni per un referendum sull'eutanasia. Comunque, al di là di tutto e al di là dei vari progetti radicali, comunque la presenza dei radicali nel territorio, per quel che ci riguarda, qui a Caserta serve. E ora un prossimo nostro appuntamento sarà sicuramente il terzo congresso dell'associazione radicale di Caserta, dove invitiamo tutti i cittadini, e vi saluto e vi salutiamo ricordando di votare la lista Amnistia, Giustizia e Libertà la prossima settimana, per la presenza radicale ancora in questo Parlamento italiano. I radicali servono in Parlamento per i cittadini italiani e per il popolo italiano. Amnistia. Noi siamo i soliti, quelli così, siamo i difficili, fatti così. Noi siamo quelli delle illusioni, delle grandi passioni. Noi siamo quelli che vedete qui. Abbiamo frequentato delle pericolose abitudini, e siamo vivi quasi per miracolo, grazie agli interruttori. Noi siamo liberi, liberi, liberi di volare. Siamo liberi, liberi, così. Siamo gli inutili, fatti così. Noi siamo quelli delle occasioni, prese al volo come i piccioni. Noi siamo quelli che
vedete qui. Abbiamo frequentato delle pericolose abitudini e siamo ritornati sani e salvi, senza complicazioni. Noi siamo liberi, liberi, liberi di volare. Siamo liberi, liberi, liberi di sbagliare. Siamo liberi, liberi, liberi di sognare. Siamo liberi, liberi di non ritornare. Noi siamo i soliti, quelli così.